Non un assembramento casuale, ma un atto di disobbedienza organizzato con musica e alcolici, sfociato poi in una rissa nel tentativo di scontrarsi con le forze dell'ordine. Sui fatti di sabato sera in Darsena, la Procura di Milano ha aperto un fascicolo, mentre Carabinieri e Digos hanno identificato molti dei partecipanti. Nei filmati sono stati riconosciuti personaggi dell'area antagonista ed eversiva che si erano dati appuntamento nel tardo pomeriggio in piazza 24 Maggio per una manifestazione di sostegno all'ex terrorista greco Dimitris Kofuntinas. Qualcuno ha portato musica e casse, così a loro si sono uniti molti giovani per ballare, ovviamente senza mascherine. La situazione è degenerata con tafferugli tra i vari gruppetti e lancio di bottiglie anche contro le forze dell'ordine. I carabinieri, che presidiavano l'area, hanno cercato di contenere la situazione, evitando cariche. Di quanto successo si parlerà mercoledì in prefettura nel Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza, ha spiegato la vice sindaco di Milano Anna Scavuzzo in consiglio comunale, ricordando che sabato erano schierati fra parchi e mercati 400 agenti di polizia locale. Ed è polemica per un'altra festa con musica e balli e centinaia di partecipanti, sempre sabato pomeriggio per l'inaugurazione di un nuovo locale allo Scalo Lambrate. Tra i presenti ci sarebbe stata anche la soubrette Belen.